Francesca Ita è una professionista della comunicazione. Ci vuoi raccontare qual è stato la tua evoluzione professionale che poi ti ha portato all'argomento di cui vogliamo parlare? Dunque, io nasco nel non profit e dal punto di vista professionale, dopo una formazione in comunicazione, quindi una laurea in comunicazione e un master in relazioni pubbliche di impresa. Nel non profit ho svolto la mia attività professionale tra l'ambito della raccolta fondi e della comunicazione. E diciamo che evidentemente la comunicazione fa parte della mia vita, per cui anche quando ho scoperto quello che è una mia condizione di vita, diciamo così, ho deciso di affrontarla nel mio modo personale, quindi aprendo un blog dedicato alla celiachia. Siamo arrivati già alla celiachia, però la tua evoluzione parte dal master, passa attraverso delle organizzazioni e sicuramente questo ha completato e aggiunto delle motivazioni e delle competenze soprattutto per poi arrivare alla tua attività di blogger. Sì, in effetti, come dicevo, la comunicazione fa parte della mia vita, quindi evidentemente in tutti gli aspetti della mia esistenza, sia professionale che non, ho cercato di far tesoro di quello che ho studiato e di quello che è parte ormai di me. Quindi il mio percorso nel non profit effettivamente è un percorso probabilmente un po' diverso da quello che avrei fatto se avessi lavorato nel profit, appunto, quindi per un'azienda, quindi con delle logiche di tipo commerciale più insomma, di tipo diverso, evidentemente. Nel senso che questo ti ha dato anche una sensibilità sugli argomenti, sì, che non sono propriamente di business. Evidentemente sì, evidentemente non si finisce nel non profit per sbaglio, certo, nel senso che è una precisa scelta, almeno lo è stata nel mio caso, volendo affrontare anche da un punto di vista professionale determinate tematiche che mi stavano a cuore, quindi è chiaro che per me l'ambiente nei primi 10 anni di attività professionale è stato un tema molto importante che ho deciso di dovesse impegnare anche la parte professionale della mia vita. Poi ho fatto scelte diverse, ma sono comunque rimasta nel non profit, per cui in ogni caso l'attività e la sensibilità legata anche alle epoche storiche che ciascuno di noi vive, sì, evidentemente poi fa la sua parte, insomma. E l'aver scoperto la celiachia sulla tua pelle, uh-huh, ti ha portato a interrogarti anche su quella che è la celiachia, non solo sulla tua pelle, ma anche sulla pelle degli altri. Evidentemente sì. C'è da dire che quando ho scoperto la celiachia, in epoca piuttosto recente, quindi non tanto tempo fa, stiamo parlando di 5-6 anni fa, non conoscevo bene i limiti di questa malattia, non conoscevo bene le caratteristiche di questa malattia, per cui di fatto mi sono trovata proiettata in un mondo parallelo di cui ho dovuto conoscere tutto e in cui mi sono dovuta adattare, quindi insomma evidentemente è stato un po' complicato all'inizio, sì lo è stato, e ho pensato chiaramente non solo che la mia condizione fosse di questo tipo, ma fosse accomunata in qualche modo anche a tutti gli altri celiaci che nel mondo, in Italia, insomma, in ogni caso sono colpiti da questa malattia, che essendo irreversibile ti pone davanti, ti dà un'altra prospettiva di vita. Adesso ci sono malattie ben più gravi, ben più invalidanti, quindi stiamo parlando comunque di una malattia che si può gestire piuttosto bene, sì, però di fatto cambia le abitudini, essendo io lo stile di vita soprattutto. Esattamente, cambia lo stile di vita o comunque rende più complicato lo stile di vita che ciascuno di noi ha, soprattutto se è uno stile di vita piuttosto dinamico, ecco, come nel mio caso, quindi sì. Quindi quello che hai cercato di fare, quello che hai pensato soprattutto di fare, è quello di
abbinare le tue competenze, le tue doti, il tuo talento di comunicatrice con un'esigenza tua personale, e quindi hai pensato di aprire un blog sulla celiachia. Sì, in realtà più precisamente la nascita del blog è stata legata alla mia necessità molto personale di prendere appunti di viaggio, nel senso che il viaggio è una delle mie più grandi passioni e che ho da sempre, insomma. Quindi di fatto nel momento in cui ho scoperto la celiachia ho dovuto anche adattare questa passione alla mia nuova condizione. Viaggiare essendo celiaci non è sempre facilissimo, e quindi ho deciso di in qualche modo prendere degli appunti di viaggio dei luoghi in cui stavo viaggiando, quindi dei luoghi che stavo conoscendo, e da quel momento, da quel punto di fatto, ho pensato che potesse essere utile non solo a me ma anche a qualcun altro. Quindi a quel punto ho deciso di rendere pubblica questa mia attività, e quindi aprendo un blog, semplicemente. Sì. Però fino adesso abbiamo citato questo termine molto strano, che è celiachia. Ma sì, esattamente che cos'è la celiachia? Dunque, la celiachia è una malattia che io preferisco quasi considerare una caratteristica personale piuttosto che una malattia, ma perché ognuno chiaramente deve affrontarla nel suo modo, per cui... di fatto è una malattia di tipo fattoriale, nel senso che ha dei caratteri molto forti di tipo ereditario, per cui è come se io avessi scritto nel DNA la mia propensione, la mia malattia, che in qualche modo, in qualche momento della mia vita sarebbe uscita allo scoperto, e quindi nel mio caso è stato appunto 5-6 anni fa. La celiachia è un'intolleranza molto forte al glutine, nel senso che è l'impossibilità di assimilare una proteina che è contenuta all'interno di molti prodotti tipicamente italiani e non solo, e quindi pasta, pane, pizza, e di fatto il grano e tutti i cereali, eccetto il riso, insomma, hanno la caratteristica di contenere il glutine, che quindi, non potendo il celiaco assimilare, diventa un problema serio. Quindi questo è fondamentalmente una malattia irreversibile, nel senso che una volta manifestatasi, in realtà l'unica strada per poter convivere con questa malattia è affrontare il day by day, appunto, sì, il giorno per giorno, con la corretta alimentazione, e non ci sono altre strade poi. Questo è una malattia che incide solo sull'alimentazione o anche su altri aspetti? Sicuramente sull'alimentazione, perché il problema della celiachia viaggia attraverso l'apparato digerente, quindi questo è l'elemento di base. E gli altri aspetti riguardano gli stili di vita in particolare, per cui è chiaro che è un po' quello che dicevamo prima, cioè è chiaro che l'alimentazione è un atto sociale spesso, no? E quindi evidentemente questo ti cambia, ti modifica un po' il modo in cui devi affrontare questi momenti, che sono molto, molto cadenzati e molto insomma, costanti nel tempo. Ecco, ma quindi un giorno tipo di una persona celiaca quale può essere? Dunque, per fortuna, come dicevo, non è una malattia invalidante come tante altre che esistono, per cui si convive benissimo. Cambiano alcune abitudini, quindi di fatto si prende l'abitudine, ad esempio, di fare la spesa in farmacia anziché farla solo in un supermercato, perché spesso alcuni alimenti non sono, soprattutto in alcune zone, parlo dell'Italia ma non solo poi dell'Italia, alcuni alimenti li puoi trovare solo e comunque prevalentemente in farmacia, anche perché una parte un elemento importante è che per i celiaci riconosciuti, che hanno completato il loro iter diagnostico, lo Stato prevede una sorta di aiuto, di sostegno
sostegno, diciamo, sì, anche di tipo economico, che però passa necessariamente attraverso i circuiti delle farmacie sanitarie, sì, esatto. Quindi chiaramente, almeno per il momento, poi le cose stanno cambiando per fortuna, quindi nell'arco di qualche anno sicuramente vedremo anche la possibilità di poter acquistare in modo molto più semplice rispetto a quello che c'è adesso, anche non soltanto nei circuiti di tipo farmaceutico, però di fatto in questo momento è un po' così. Quindi la spesa è già un problema? La spesa, diciamo che è un elemento di attenzione, ecco, diciamo. È un problema rispetto alle persone, sì, chiamiamole così, sì, non celiache. Sì, sicuramente se io fossi, beh, adesso in grandi città il problema veramente è ridotto, sì, è soltanto un'abitudine di dove andare piuttosto che in piccoli centri, come magari capita, certo, di andare sia per lavoro che per altre motivazioni, in piccoli centri davvero insomma, contenuti, ecco lì è più problematico effettivamente, perché magari il piccolo alimentare non ha nessun tipo di, neanche di sensibilità spesso, no? Quindi non ha nessuno di quei prodotti che magari possono essere funzionali al celiaco, motivo per cui il celiaco sa, perché insomma, per l'esperienza insegna, che deve viaggiare sempre con un minimo di scorta, così, per poter sopravvivere, tra mille virgolette, alla giornata. Certo.